l'emergenza del tutto più facile, Fogati, dubbi. Sì, beh, non c'è né facile né difficile, c'è stata la settimana di lavoro. Sicuramente l'emergenza, come la chiamate voi, per me non è così emergenza. Ci sarà la possibilità di vedere altri giocatori. L'ho detto un mese fa quando sono arrivato, ci sarà la possibilità di vedere tutti quelli quanto valgono. E quindi in queste situazioni qua bisogna cogliere la palla. Sono opportunità anche queste. C'è la possibilità. Non ha grandi imbarazzi. No, non ho grandi imbarazzi nel senso di numerico, di scelta, perché chiaramente avendo tre giocatori fuori che ultimamente proprio ricoprivano quelle posizioni, non abbiamo poi più grosse alternative, ecco, rispetto, ma sempre in 11 ci presentiamo, fidatevi che ci presentiamo in 11 e belli determinati. Chi avrebbe detto un mese e mezzo fa, Minala titolare al San Nicolo? Un mese e mezzo fa sì, probabilmente, perché credo di sì. Da quando sono arrivato io, Minala ha fatto, su 4 partite, ha fatto comunque 2 presenze. Ho visto che dal punto di vista fisico ci si può, psicofisico, ci si può contare, perché comunque un giocatore freddo, un giocatore molto... che ha competenza, che ha conoscenza dei suoi mezzi, ha uno strapotere fisico importante e ha dimostrato che può essere utile sia nella fase di non possesso che soprattutto in quella di possesso. Quindi vedremo se ci sarà lo spazio per concedergli ancora più spazio, appunto. Mister, l'anno scorso abbiamo smesso di sognare contro il Latina, lei non era qui però avrà seguito. Il destino ci propone il Latina in un momento che auspichiamo di crescita, potrebbe essere una buona occasione, insomma. Probabilmente non avete mai neanche smesso di sognare, io credo che non si smetta mai fino in fondo di sognare. È cambiato un po' il sogno, oppure nel sogno non è andata come volevamo che poi si trasformasse in realtà, però a me fa piacere, io sono conscio di questo, della partita di domani e di ciò che rappresenta per i tifosi, ed è anche giusto che sia così, anzi paradossalmente io mi auguro che questo porti ancora più entusiasmo, però questo è un altro discorso, un discorso che appartiene, perché loro devono sognare, devono arrivare al campo con la voglia di immaginare magari un senso di vendetta. Noi dobbiamo essere assolutamente consci invece che ci vorrà una grande determinazione, un grande cuore, ma con pensieri molto, molto freddi. Voglio una battaglia sportivamente parlando, ma dove noi siamo sempre, controlliamo sempre fino in fondo la gestione delle nostre emozioni, perché se no non si può ottenere nulla. È iniziato un altro percorso, le due squadre sono diverse, gli obiettivi sono diversi, i giocatori sono diversi. È rimasto quello che rappresenta questa sfida l'anno scorso e speriamo che questo sia nel rispetto proprio del sogno anche dei tifosi, della voglia di rivincita, un nostro valore aggiunto per quanto riguarda il trasporto che poi dovrà avere sul campo. Noi però dobbiamo essere molto consci, molto freddi, perché dobbiamo continuare vogliamo continuare il nostro percorso, non dobbiamo, vogliamo. Claudia? Nicola, in conferenza stampa Breda ha detto una cosa, che in Latina somiglia molto al Bari, e per il trascorso ai playoff, e per il fatto che si è vissuta una crisi di risultati, e anche per il discorso che adesso entrambe le squadre hanno segni di ripresa. È d'accordo con lui? Ma posso rispettare quello che ha detto lui, nel senso non è necessario essere d'accordo con lui, credo siano due realtà comunque diverse. Poi probabilmente uno sceglie di vedere quello che vuole vedere, ma non è detto che in questo momento siano due squadre che stiano facendo lo stesso percorso o arrivino da una serie di risultati. Sicuramente sono due squadre. Io credo soprattutto per il Latina, che ci si aspettava in posizioni diverse, per il Bari invece, che si voleva credere potessero essere in posizioni diverse. La classifica sicuramente accomuna noi due come realtà, cioè quelli, i punti che ci sono quelli che hanno meritato entrambe le squadre. Del resto non mi interessa, perché ho iniziato un mese fa e quindi la prima parte non la posso contrapporre a ciò che ha detto Breda. Enzo? Salve, Mister.
La settimana Camporese ha detto questo adesso è un Bari brutto ma concreto, dobbiamo aspettarci questo? No, questa è stata la sintesi che è stata utilizzata per spiegare un discorso secondo me molto più ampio, e quindi da questo punto di vista è una parola che rende bene l'idea. Io so che voi avete necessità di avere un titolo, perché poi è quello che cattura le attenzioni delle persone, e so spesso che il titolo non viene anche fatto da, poi, da chi scrive l'articolo, però c'è un desiderio di sintesi. Brutto ma concreto significa, secondo me, affossare completamente quello che è stata la spiegazione molto intelligente da parte di Camporese. Camporese ha semplicemente detto che, anche perché il Bari di queste quattro partite è stato secondo me un Bari con una voglia sempre legata al voler fare la partita, una pressione molto alta, in alcune partite come Bologna, lo stesso Trapani in casa per gran parte della partita, Bologna, col Carpi non è stato un Bari brutto dal punto di vista estetico. Nella partita col Cittadella è stato un Bari molto accorto, un Bari che non voleva concedere delle opportunità che rimanessero solo estetiche, ma che raccogliessero qualcosa di più. Non è stata una partita dove ci sono stati molti capovolgimenti di fronte, è stata una partita molto controllata da entrambe le squadre, combattuta soprattutto nella zona nevralgica del campo, sia centrocampo. Non ci sono state occasioni, io, a parte il salvataggio di Salviato e due tiri nostri che anche se sono andati fuori sono stati molto pericolosi, come quello di Caputo, di De Luca, lo stesso Schaumann, fino a poi arrivare al gol. È stata una partita sicuramente dove non ci sono state molte occasioni. Per gli allenatori veri sarebbe una partita quasi perfetta, perché lo scopo è quello di concedere poco e ottenere il giusto per poter portare a casa la posta in palio. Ma Camporese ha detto che no, Camporese ha detto proprio che alle volte per diventare forti sì, bisogna portare questo tipo di partite dove non ci sono grandi occasioni dalla propria parte, e quindi questo è avvenuto e questo ci è piaciuto. Tutto qua. Il titolo con gli obiettivi, che cosa possiamo fare? Ci pare di non aspettarci. Ma credo che il Bari gioca sempre per costruire una mentalità che possa creare i presupposti per vincere più partite possibili. Per vincere più partite possibili è semplice, bisogna fare il saldo tra ciò che crei e ciò che permette agli avversari, e quindi deve essere sempre a favore di ciò che crei. Secondo me il saldo della partita di Cittadella è a favore del Bari, qualcuno potrebbe definirlo ai punti, qualche altra partita potrebbe essere molto più netta questa supremazia, ma lo scopo è questo. Ci sono partite che secondo me il Bari deve poter essere bello ed estetico, perché l'estetica secondo me ha un valore importante, l'arte di sviluppare e organizzare un buon calcio credo che aumenti anche la voglia di vedere uno spettacolo. Ci sono partite dove magari lo spettacolo viene meno, ma ci deve essere sempre la capacità di sapere che è un passettino in avanti per arrivare dove si vuole arrivare. Se è possibile, tra breve domanda, sì. Anticipo a quattro nomi dei giocatori che domani giocheranno. No, io non faccio mai per tre volte la stessa cosa, quindi farò qualcosa di diverso. Direi due. Sì. Non ha molti giocatori a disposizione, però ne ha uno in particolare che potrebbe giocare in diversi ruoli, mi riferisco a Defendi. Qua ci chiamano tutti ragazzi, sono mica quelli del... Mi riferisco a Defendi, che potrebbe molte volte è capace di giocare in diversi ruoli. Potrebbe essere un Defendi difesa. No, non credo. Non credo che Defendi possa essere considerato come un centrale difensivo. Come un terzino, sì. L'ha già fatto. Defendi poi a me piace perché, l'ho già detto una volta, rincarna quello che è la voglia di mettersi a disposizione del fare tutto e di tutto per poter essere efficace, per poter essere utile e per far vedere che si è disposti a fare appunto di tutto per raggiungere qualcosa. Quindi io credo che lo spirito di Defendi sia assolutamente meraviglioso da questo punto di vista. Ha una duttilità importante, ma non credo, forse quella di Libero, vecchia maniera, lo potrebbe anche fare perché ha buona lettura, ma non credo il centrale. Luca? Salve mister, in settimana si è parlato anche molto di De Luca, il suo procuratore ha spiegato che il giocatore di prima non essere contento per il suo rendimento. Lei questa rabbia l'ha percepita in allenamento?
Io quello che dicono i procuratori degli agenti dei giocatori è il giochino delle parti, insomma, ogni giocatore è un'azienda a sé, a chi ne cura gli interessi. In questo mondo ci sono tantissimi ruoli, tutti devono essere abili a capire che l'unico obiettivo che conta veramente è il poter raggiungere un obiettivo comune. Quindi tutto ciò che esula dalla possibilità di mettersi a disposizione di questo obiettivo comune credo che non sia utile. Nel caso dell'agente di De Luca, io non ho letto specificatamente quello che ha detto. Che sia poi rivolto al giocatore, io credo che il rapporto io ce l'ho con i giocatori, quindi io mi parlo costantemente, non troppo, quello che serve con i giocatori per capire cosa ottenere, come ottenere il massimo da loro e che cosa devo fare io per ottenere il massimo da loro. Ci sono tre partite poi, no? In sette giorni, no? Si dice tre partite in sette giorni equivale a una partita lunga. Ci sono tantissime difficoltà che si portano dietro tre partite e io ho detto ai ragazzi semplicemente che questo è il momento in cui si avvera tutto quello che di solito un allenatore dice, che avremo veramente bisogno di tutti, perché in tre partite dobbiamo essere al top. In tutte e tre le partite non dobbiamo essere più che al top. In tutte e tre le partite ci sarà per forza bisogno di tutti, tra squalifiche, tra avvicendamenti per sfruttare magari la miglior forma o le migliori caratteristiche, visto la partita che si gioca dei giocatori, è assolutamente fondamentale, no? Se no è inutile parlare di rose lunghe. Io credo di avervi dimostrato da quando sono arrivato che non ci sono, ci sono state possibilità per tutti, ci saranno fino alla fine. Poi è finito, come ci siamo sempre detti, è finito il 28, io spero anche un po' prima, idee chiare, molta praticità nel sapere poi quali saranno i nuovi obiettivi e cosa vorremmo fare, tutto qua. Maurizio, poi Antonio. La partita di Cittadella non è stata bella, però un aspetto molto positivo, che da tanto tempo il Bari non finiva la partita senza subire gol. Purtroppo, subito dopo la partita successiva si trova in questa difficoltà di dover reinventarsi una difesa. Posso chiederle in maniera più diretta quanto ci dobbiamo aspettare di una difesa quanto nuova, cioè quanto inventata, quanto più aderente alle aspettative, quanto più... Cioè lei mi sta chiedendo chi gioca? No, le sto chiedendo, sì, in pratica sì. Oh, dica la verità, no, qual è il problema? Come si permette? Faccio cadere tutto. No, ritorno sul concetto di bello. Sarebbe, non è la... poi il nostro presidente ci bastona un po' perché dobbiamo parlare di calcio, ma sul concetto di bello potremmo starci ore a parlare. È un concetto un po' strano, no? Per me la partita di col Cittadella non è stata bella, di più, bellissima. Bellissima, però lei potrebbe anche non essere d'accordo con me, io potrei non essere d'accordo con lei, ci ritaglieremo uno spazio per parlare di questo, non ora. La difesa abbiamo provato molto, molti interpreti, vi dirò sicuramente come il giochino delle parti, questa settimana penso che voi possiate capirmi, è troppo facile per voi perché io vi dia i quattro nomi, no? Questa settimana me ne do due e sono strasicuro che non sbaglierete, ma arci strasicuro, ma di più che sicuro, non sbaglierete nulla. Però abbiamo provato molti modi di stare in campo, tenendo conto che io mi baso sui principi, per cui contano 4-5 principi, loro li hanno già un po' appresi, non ancora come voglio io, per quanto riguarda il primo step di apprendimento. Quindi, tenuto fede a quei 4 principi, noi possiamo stare in campo con tutti i modi. Antonio? E io l'ho dimostrato. Mister, due domande. Allora, la prima, visto che ho considerato i tre partite così ravvicinate, c'è De Luca che chiede spazio, potrebbe essere questa. A chi lo chiede? A me? No, a lei. No, pensavo chiedesse a me, mister, voglio più spazio. E poi l'altra domanda è questa. E Sciaudone sarà sempre il quinto di centrocampo? È una domanda un po'. Non è detto. Oppure hai detto, ma dipende chi gioca, come giochiamo davanti.
Quindi ti ho già detto tutto, cioè, io oggi sono bonus per un semplice motivo, che voglio assolutamente cavalcare questa gioia che avete di questa sfida, no? Io la trovo molto attraente da questo punto di vista per l'anno scorso, però a me interessa il continuare un certo tipo di percorso e vorrei poter arrivare alla fine di queste tre partite nell'aver ottenuto tanto, molto, no? E poi arriva anche la mia famiglia, quindi io sono ancora più carico, no? Da questo punto di vista io vi dico semplicemente che giocheremo con chi giocheremo? Giocheremo con Defendi, bravo, chi è che ha azzeccato il... perché dice è scontato giocare con Defendi, no? Giocheremo con Defendi, ma dove giocherà Defendi? Interessante, questo è un compito poi vostro. E poi giocheremo sicuramente con Camporese. E io vi dico che sono strasicuro che non sbagliate niente. Oh, segnati che poi tocca a me pregare pure. Guarda che io... Adesso hanno fatto la planeta, c'è fuori Buffet. Mi... Defendi Camporese, signori, mi gioco quello che volete. Anzi, l'ultima domanda. L'ultima modulo, hai fatto devi fare domanda? Allora, le ultime due domande e poi... Può essere. Mai, mai, prima, mai però, principi, abbiamo... mai principi. Veloce, Cristian. Sì. Stevanovic mi si è ammalato drasticamente, quindi vomito credo abbia avuto un'influenza intestinale. Sì, che merita anche l'esclusione della settimana. No, l'esclusione è dettata dal fatto di un discorso tecnico. Io sto giocando in un modo, ho chiesto ad ogni giocatore che io penso possa interpretare un certo ruolo con certi principi per stare in campo se sono disposto a darmeli, quindi ho visto che sono disposto a darmeli, dopodiché il compito mio è fare delle scelte. Però sai, capita a Stevanovic, sembra che sia, se capita a parte Pino nessuno dice niente, in realtà è la stessa cosa. Chiudiamo con il tifoso del Latina, Leonardo Gaudio. Sì, secondo quello che leggiamo sui giornali pare che Brede intenda giocare con un 4-3-3 a Bari. Molto probabilmente vorrà riempire anche la cassetta dei giocatori fuori casa. Ho detto bene che tifoso del Latina. No, io guardi, quando lei chiude le conferenze stampa io sono già più sereno. No, nel senso che è nata questa simpatica diatriba, no? Credo che alla fine dell'anno non abbia ancora imparato di chi è lei tifoso, ma... però giustamente mi aspetto sempre la sua domanda. Se non mi facesse la sua domanda io andrei via di qua insoddisfatto. Breda viene con Latina per cercare di fare quello che fanno tutti gli allenatori. Chi è che non vuole vincere? Noi abbiamo detto che ci stiamo preparando ad una mentalità per vincere, perché vincere è molto di più che non la parola in sé. Vincere significa mille tassellini, e se non metti a posto tutti quei tassellini lì non vinci mai. Soprattutto non vinci se non metti a posto i tassellini della consapevolezza e della convinzione della tua testa. Detto questo, Breda è ovvio che venga per vincere. Io mi meraviglierei e mi preoccuperei seriamente se dicesse il contrario, ma seriamente non saprei che pesci pigliare. Grazie a tutti. Grazie.